Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un buonissimo sformato di zucca al forno con prosciutto cotto e provola. Questa ricetta è facile e veloce e vi salva la cena perché la preparate in pochissimo tempo. Andiamo! Prendiamo una bella zucca e la tagliamo a metà. Guardate che bel colore! Andiamo a rimuovere la buccia esterna con un piccolo coltello. Adesso andiamo a pulirla all'interno con un cucchiaio e dopodiché facciamo delle fette spesse circa un centimetro. Mettiamo un bel giro d'olio sul fondo di una pirofila in vetro e cominciamo a mettere i pezzi di zucca sul fondo. Cerchiamo il giusto incastro per chiudere tutti bene i buchi. Nel frattempo ci tagliamo la provola affumicata a fette. Andiamo a mettere del sale, una bella macinata di pepe, un altro goccio di olio e mettiamo una bella fetta di prosciutto cotto tagliata un po' spessa. Adesso andiamo a mettere la provola affumicata. Potete utilizzare anche un altro tipo di formaggio filante, ma la provola affumicata con la zucca ci sta benissimo. Andiamo a mettere gli altri strati di zucca sopra la provola. Praticamente viene una sorta di lasagna buonissima, filante e spettacolare. Vedrete, la vostra famiglia amerà questo piatto. Mettiamo del sale, una macinata di pepe, un bel giro d'olio d'oliva. Ora mettiamo del formaggio grattugiato abbondante. Amici, questa ricetta la preparate in pochissimo tempo. Il tempo che accendete il forno avrete una cena facile, veloce e gustosa. Facciamo un altro strato mettendo due belle fette di prosciutto cotto e andiamo a mettere dell'altra provola. Amici, scrivetemi nei commenti se farete questa ricetta fantastica. Mettiamo sale e pepe. Ultimo giro d'olio e completiamo con dell'altro formaggio grattugiato. Mettiamo del prosciutto cotto, altre due fettine di provola e siamo pronti per andare in forno. Guardate che bella! Ci siamo, andiamo in forno a 180 gradi per 30 minuti e qualche minuto di grill al termine. Ed eccola qua, guardate quanto è bella, croccante e profumata. Amici, come sempre, se questo video vi è piaciuto regalateci un like, iscrivetevi al canale perché è gratuito, attivate la campanella per ricevere le notifiche sulle nuove pubblicazioni e condividi questo video nei tuoi social e con i tuoi amici. Come sempre, al termine ti lascio dei video consigliati per voi
Vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao!